Gruppo di lavoro Mose Acque Alte, composto di 20 persone, 20 ingegneri che provengono dai tre settori dell'ingegneria, qualcuno addirittura è stato dipendente del Consorzio Venezia Nuova, ha lavorato con le ditte che sono coinvolte nei lavori, quindi c'è anche un'esperienza maturata di una competenza e un'autorevolezza apprezzabile. Il gruppo di lavoro segue lo sviluppo dei lavori, si occupa di incontri, convegni, organizza seminari, organizza conferenze, prendendo lo spunto dai problemi che emergono sia nella condotta dei lavori che vengono sollevati dalla stampa, dalla cronaca locale. Abbiamo anche pubblicato dei documenti, redatto e pubblicato dei documenti sulla stampa tecnica, in particolare sul Giornale dell'Ingegnere, su una rivista che è la rivista L'Acqua dell'Associazione Idrotecnica Italiana. La nostra attività principale è quella di organizzare sostanzialmente seminari, convegni, conferenze. E colgo l'occasione per annunciare che il 22 marzo all'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti abbiamo organizzato un convegno che ha per oggetto la laguna ieri, oggi e domani, che sarà presieduto dal presidente dell'Istituto Veneto, il professor Andrea Rinaldo.